Oggi consegniamo la Costituzione ai 18enni, è una cerimonia che di solito si svolge il 2 giugno durante la festa della Repubblica, ma come ben sapete non abbiamo potuto celebrare le feste, le celebrazioni nel modo solito, ma quest'anno comunque avevamo invitato due rappresentanti dei 18enni alla celebrazione della festa della Repubblica e avevo chiesto a loro quale articolo della Costituzione preferissero leggere. E Davide Gallo aveva scelto l'articolo 11 e quindi abbiamo pensato quest'anno di dedicare questo momento di consegna della Costituzione di battesimo civico all'articolo 11, che è l'articolo che è contro la guerra, e questo è il tema in cui passeremo questo momento e a cui dedichiamo proprio questo momento di battesimo civico. Tanto perché così tutti lo rileggiamo e lo ripassiamo, vi leggo l'articolo 11 della Costituzione italiana. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Questo è l'articolo 11 a cui dedichiamo questo momento e per questo motivo abbiamo invitato a fare un breve intervento Esther Francescato, anche lei è una giovane perché volevamo che sul palco salissero persone vicine a voi, quindi invito Esther a fare il suo intervento. Esther fa parte del Punto Pace Pax Christi di Tradate, che ci ha aiutato ad organizzare questo evento, e le due mostre che vedete all'ingresso sono proprio su questo tema, sull'antinucleare e sul clima. Quindi invito Esther, Anna Francescato. Buonasera a tutti e grazie per l'invito a nome del Punto Pace. È bello essere qui tra voi questa sera per parlare di pace, di diritti e della Costituzione. L'articolo 11, secondo noi, è un punto di partenza privilegiato attraverso cui leggere, interpretare e concretizzare gli altri articoli fondamentali della Costituzione. Il ripudio della guerra è una scelta cruciale per una società e per tutti coloro che vogliono far fronte alle criticità e alle sfide del nostro tempo. L'articolo 11 della Costituzione ci parla di pace e di giustizia, perché dobbiamo scegliere la pace come condizione imprescindibile per il rispetto dei diritti umani riconosciuti dall'articolo 2 della Costituzione. Allo stesso tempo dobbiamo scegliere la giustizia perché ci sia pace. Giustizia è riconoscere i diritti delle minoranze, è valorizzare le differenze senza discriminare, è distribuire le risorse affinché, come leggiamo nell'articolo 3, siano rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'eguaglianza e la libertà dei cittadini. Dobbiamo scegliere se continuare a investire denaro, idee, fatiche, risorse in fabbriche di morte o se promuovere la riconversione dell'industria bellica in impianti civili affinché il lavoro di tutti davvero concorra al progresso materiale e spirituale della società, come prevede l'articolo 4 della Costituzione. Dobbiamo scegliere se fondare la sicurezza e il progresso del nostro paese sugli eserciti o su un sistema sanitario e un sistema scolastico efficienti e accessibili a tutti, come indicato dagli articoli 32 e 34. Le conseguenze di questa scelta, o meglio, mancata scelta, sono emerse in questo tempo di pandemia che ha manifestato in modo ancor più evidente e ormai innegabile la debolezza di settori vitali per la sopravvivenza e la crescita delle persone. Dobbiamo scegliere se realizzare l'articolo 10 della Costituzione, non solo riconoscendo che è un diritto di coloro che vedono violate le libertà fondamentali nel loro paese ricevere accoglienza nel nostro, ma anche scegliendo di non essere più parte del sistema che attraverso guerre, violenze, distruzione del territorio e furto delle risorse viola proprio queste libertà. Fare politica è fare delle scelte. Tutti noi siamo chiamati a scegliere e tutti noi ogni giorno, consapevolmente o meno, scegliamo. Anche noi ragazzi siamo chiamati a scegliere e, compiuti 18 anni, il nostro potere e la nostra responsabilità crescono un po' di più.
Responsabilità significa capacità di rispondere, di dare risposte. A che cosa dobbiamo rispondere? Di che cosa dobbiamo rispondere? Certamente del nostro prossimo, della comunità in cui viviamo. Ma questo non basta. Per l'universalità dei diritti, ogni affronto alla dignità di qualsiasi membro della fratellanza umana e di qualsiasi creatura vivente deve essere un nostro problema. Perché i diritti, se non sono di tutti, allora sono un privilegio di pochi. Questo senso di cittadinanza universale non è solo una questione di buoni sentimenti o desideri utopici, è una necessità per rispondere alle due più grandi minacce che attualmente attentano alla sopravvivenza dell'umanità, i cambiamenti climatici e gli arsenali nucleari. Queste sfide sono epocali e straordinarie, perché per la prima volta ci troviamo di fronte a problemi che coinvolgono tutti gli uomini e tutte le donne del mondo e non ci lasciano molto tempo per agire. Questi due problemi sono tra loro interconnessi. Da un lato i cambiamenti climatici acuiranno situazioni di migrazione forzata e di conflitto per il controllo delle risorse che potrebbero a loro volta sfociare in conflitti nucleari. Dall'altro, un conflitto nucleare avrebbe effetti devastanti sugli ecosistemi della nostra Terra. Come è stato detto questa sera, potremo approfondire queste tematiche con le due mostre a fianco installate. Voglio ricordare in particolare che il 7 luglio del 2017 è stato votato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite da 122 dei 193 Stati membri dell'ONU l'adozione del Trattato di messa al bando delle armi nucleari. Il trattato vieta la fabbricazione e proibisce la minaccia d'uso nucleare. Perché questo trattato diventi vincolante a livello internazionale, deve essere ratificato da almeno 50 paesi. Oggi siamo vicini a questo risultato. Mancano solo 5 nazioni. Ma, purtroppo, nonostante la campagna di pressione Italia ripensaci, nonostante i sondaggi dicano che il 70% dei cittadini italiani è favorevole alla messa al bando delle armi nucleari e nonostante l'Italia ripudi la guerra, il nostro Stato non ha ancora ratificato questo trattato rivoluzionario. Questa scelta è ancora più grave se consideriamo che l'Italia ospita a Ghedi, in Lombardia, e ad Aviano, in Friuli Venezia Giulia, circa 40 ordigni nucleari. Penso sia particolarmente significativa la decisione del Comune di Besozzo di assumere una posizione pubblica in favore del disarmo atomico e un impegno per chiedere al governo di rivedere la propria posizione all'interno della NATO, posizione incompatibile con l'adesione al trattato e con il rispetto della nostra Costituzione. È fondamentale porre al centro del dibattito politico e sociale a tutti i livelli queste questioni e queste problematiche. La pace, il disarmo, l'ecologia integrale devono essere fattori discriminanti cui tener conto quando si va a votare, quando si fa politica, quando si stabilisce come spendere, investire il proprio tempo e i propri soldi. Se, come spesso accade, questi temi non vengono nemmeno contemplati dalla politica dei partiti, dal dibattito pubblico e dalle nostre reti sociali, dobbiamo organizzarci per far sentire che a noi stanno a cuore, che non ce ne siamo dimenticati, perché senza esagerare, su queste scelte noi ci giochiamo tutto e riguardano il nostro quotidiano più di quanto si possa credere. Concludo allora augurando a nome mio e del Punto Pace di Tradate che tutti noi presenti possiamo riuscire ad interpretare la cittadinanza come un'opportunità e un invito a scegliere e ad agire insieme, guidati dalla Costituzione, per costruire un mondo in cui i diritti, la libertà e la pace siano garantiti a tutti. Grazie.
che hai. And if I land sky is the silence, who are we mistaken? Then you see, it's not me, it's not my family. In your air, in your air, they are fighting with the tanks and the bombs, and the bombs and the guns. In your air, in your air, they are crying. In your air, in your air, down there, down there, down there. Hey, hey, what's in your taken over. When the violence cuts that silence, we must be mistaken. When you see it's not me, it's not my family. In your air, in your air, they are fighting with the tanks and the bombs and the guns and the bombs. In your air, in your air, they are crying. Dei ragazzi sanno, vero? Sì. Ed è anche indicato per questa giornata perché parla di episodi di violenza dell'Irlanda del Nord, della rivolta del 1996. È giunto il momento, e capirete perché devo alzare il microfono per far fare l'intervento al sindaco. E quindi invito sul palco Riccardo Del Torchio, il nostro sindaco. Buonasera a tutti, non vi nascondo che questo tipo di celebrazione evento è sempre molto emozionante. Diceva prima Silvia che normalmente lo facciamo coincidere con la festa della Repubblica, ma anche stasera devo dire che l'emozione è molto molto alta. L'emozione è raddoppiata perché alcuni di questi ragazzi che riceveranno a breve la Costituzione, li ho visti che erano alti poco più di così, e adesso vederli affacciarsi a una vita sociale, una vita privata nuova, è un'emozione fortissima. Oggi l'emozione è ancora più elevata, non solo per questi motivi, proprio perché abbiamo associato questa consegna della Costituzione a un articolo importante. Abbiamo già parlato ampiamente e volevo però calare questo concetto su voi ragazzi, perché oggi siete voi i protagonisti. E se da una parte avete già probabilmente quasi tutti, ormai perché siamo arrivati quasi alla fine dell'anno, festeggiato i vostri 18 anni, oggi dovreste prendere coscienza del fatto che questi 18 anni sono il punto di partenza di un percorso che vi rende, come dicevo, protagonisti nella vita del paese, della nazione, e quindi ci sono sicuramente dei diritti ma anche dei doveri.
Prima si è parlato di guerra e sembrano sempre, fortunatamente per noi, concetti molto lontani, perché noi abbiamo una grossa fortuna: all'interno del nostro paese di conflitti non ce ne sono, o meglio di guerre. Ci sono tanti conflitti però. E quindi, come dire, la vostra responsabilità è quella di riuscire tutti i giorni a non cadere nel tranello molto facile di avere dei conflitti con le persone che ci stanno vicino, perché se da una parte è molto facile alzare la voce, urlare la propria rabbia, e a volte è giusto farlo, dall'altra è molto più faticoso sedersi su una sedia e magari intorno a un tavolo e discutere, usare la testa. Quindi se da una parte la vostra giovane età come dire, ha tutto il diritto di far scorrere velocemente le emozioni, dall'altra con oggi avete anche la responsabilità ogni tanto di usare la testa, perché voi ce l'avete. Dicevo oggi insieme ad un amico che noi non è che siamo stati molto bravi come adulti, vi abbiamo lasciato un mondo non perfetto, anzi tutt'altro, e voi avete la responsabilità di prendere in mano quelle brutte cose che vi abbiamo lasciato per cambiarle. Cambiarle da una parte sì protestando, ed è sacrosanta questa cosa, ma dall'altra, quindi l'altro binario, è quello di concretamente prendere in mano queste cose e nei giusti ambiti, con i giusti metodi, cambiarle. Quindi non siete troppo giovani ormai per poter in maniera attiva partecipare a questi cambiamenti, e il mio augurio è che molti di voi riescano a farlo nel breve e nel prossimo futuro. Noi molto spesso come adulti scarichiamo le nostre frustrazioni, le nostre, come dire, delusioni su di voi, ed è l'atteggiamento sbagliato, perché quante volte ho sentito dire: ah, queste generazioni di giovani che non hanno principi, non hanno le basi solide per poter vivere una vita giusta. A parte che il concetto di vita giusta è molto relativo, ma in realtà io molti di voi vi conosco e ho provato concretamente che in realtà questa è una giustificazione troppo facile. La vostra generazione è una generazione fantastica, perché rispetto anche alla mia, che sì, è un po' distante ma non moltissimo, non avete paura di niente, non avete paura di viaggiare, non avete paura di confrontarvi con altre realtà, avete bene in testa che le diversità sono un valore aggiunto e non un peso, un qualcosa da lasciare dietro la porta, sotto il tappeto, e questi sono valori che le generazioni passate, non tutte chiaramente, ma alcuni non sono riusciti a percepire queste cose, invece voi sì, perché concretamente oggi con la velocità con cui la comunicazione che voi usate vi permette di poter andare in tutto il mondo anche rimanendo a casa, ma pur avendo questa opportunità voi avete la capacità di poter andare da tutte le parti. Lasciate adesso la parte sui genitori, perché adesso attraverso le mascherine è un po' difficile vedere le emozioni, ma guardandovi negli occhi si percepisce l'emozione che oggi sicuramente provate. Questo è un momento importante della vita dei vostri figli, e ritorno ancora sui protagonisti della serata. Se voi siete qui stasera è per merito loro. Vi assicuro che fare genitori non è facile, e a volte bisogna assorbire tanto stress per cercare non di mettervi su una strada, ma indicarvela, e non è facile poi lasciare la mano e lasciarvi camminare. Ecco, questa cosa non datela per scontata. Quindi ringraziate ogni giorno i vostri genitori, magari se non ogni giorno, almeno una volta al mese. Ringraziate i vostri insegnanti, i vostri professori, perché se da una parte sono magari un po' dei rompiscatole, perché vi danno compiti, vi danno lezioni, vi danno tante cose da fare, dall'altra hanno un contributo importante per la vostra crescita. Che dire, cercate di tenere ben saldo il timone della vostra vita, tenete ben saldo in mano il timone della vostra vita, e da una parte, come dicevo, lasciate scorrere le emozioni, ma usate sempre la testa e ascoltate tutte le persone, ma non cadete nel tranello di ascoltare quelle persone che parlano esclusivamente alla vostra pancia e non alla vostra testa. Grazie mille. Ecco, c'è Lino. C'è l'inno nazionale, però oggi, proprio pensando a voi ragazzi, abbiamo pensato di eseguirlo in un modo diverso, quindi suonato dalla chitarra di Luca Pedrini.
consegna delle costituzioni, la prima parte, nel senso che siete un po', quindi le vediamo in due momenti, andiamo in rigoroso ordine alfabetico. Allora, vi devo spiegare la modalità Covid. Abbiamo dovuto pensare e quello non ci avevamo pensato. Come facciamo a consegnarla? Allora, sapete che in anni normali il sindaco vi stringeva la mano e vi dava la costituzione, non può fare nessuna delle due cose. E baciava le ragazze. Ecco perché era così triste oggi il sindaco. Allora, quindi non può darvi la costituzione, perché dovete sapere che anche la carta ha una quarantena. Queste costituzioni hanno avuto una quarantena di qualche giorno, quindi sono lì. Le ho toccate io prima, però mi sono igienizzata le mani, vi assicuro. Quindi io direi, il sindaco sta lì, i ragazzi salgono sul palco, dobbiamo decidere come vi salutate. Allora, gomito, ma che facciamo così? Gomito. Adesso dicono anche mano sul cuore, potete fare anche tutte e due il gomito, vabbè, insomma. Salite, vi chiamo per nome, salutate il sindaco e voi da soli prendete la Costituzione che è lì, ok? È un self-service della Costituzione. E dobbiamo adeguare, ma l'importante è il simbolo e il senso di questa cosa. Quindi partiamo con i primi, così il primo fa la cardia, vediamo chi è il fortunato che inizierà. No, c'è qualcuno prima, c'è Daniel Addis. Dov'è Daniel? Vai! Allora, cosa fate? Saluto e Costituzione, vai! Saluto, ok? Costituzione. È andata via il primo! Chi si chiama di cognome però? Ecco, Ambrosetti, Leonardo Ambrosetti! Fate finta di niente, preparatevi, perché per esempio Federico Aries. C'è la prima ragazza, Martina Ballo. Martina Ballo. E è nato lo stesso giorno, vive nella stessa casa e ha lo stesso cognome, sarà il fratello Nicola Sballo. Hai visto? Appunto. Mattia Bardelli. Mattia Bardelli. Sì. Leila Belassawi. Fatevi avanti se pensate che il cognome sia vicino, ed è vicino quello di Cristina Bellocco. Chiara Bellorini. Cristian Bellorini. C'è? Poi alla fine, se per caso c'è qualcuno che non ho indicato, avvisateci. Samuele Bevilacqua aveva detto che aveva dato la presenza, ma ci ha avvisato ora che non riesce ad arrivare, però lo ricordiamo lo stesso. Filippo Bozzato. Martina Broggi. Sicuramente è più diverso di sempre come consigliere della Costituzione. Veronica Cardin. Nicole Cavazzoli. Paolo Colognese.
Giorgio De Carlo. Sono tutti altissimi. E poi Manuel De Maddalena. Eccolo Manuel. Il problema è che ogni anno quando vediamo che loro crescono vuol dire che noi crescono. Letizia Fratino. E finiamo con la G e poi facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Davide Federico Gallo. È lui che ha letto, ha scelto l'articolo 11 della Costituzione il 2 giugno. Matilde Giffoni. Pasquale Guerra. Vabbè, il cognome è in tema. Di fare amicizia con Michela Pace e siamo a posto. Va bene, facciamo una pausa musicale ancora e invitiamo. Prima di passare alla seconda parte dei ragazzi a cui consegnare la Costituzione, invito sul palco la consigliera delegata alla famiglia Francesca Pianese, che leggerà una poesia dedicata al luogo in cui ci troviamo. Ciao ragazzi, buonasera genitori. È una poesia che vuole dare rilevanza a questa bellissima serata. Mi sentite? Riprendo. Ciao ragazzi, buonasera genitori. Questa poesia vuole essere un qualcosa che vada a rafforzare questa serata, dove questa serata, con il principio del mantenere la pace, il principio di dare una Costituzione, che comunque è fondamentale, e il contesto in cui viene consegnata questa Costituzione, se ci giriamo e ammiriamo questa opera d'arte, ma opera d'arte del cuore, perché c'è una scritta, pietra su pietra, amore su amore. Quindi non ci siamo solo noi, ma ci sono veramente queste anime dei caduti in guerra che sicuramente non possono essere che fieri di essere partecipi anche loro di questa serata. E così un poeta besozzese, Ernesto Malgarini, ha creato delle riflessioni, dei pensieri su questo luogo magico. Anche se morti, voi siete qui, con altri giovani ad invocare la pace, pronti a risorgere per l'amore di ogni terra, terra di tutti noi, umana terra. Aiutateci voi morti che state qui con noi a leggere per capire l'infinito colore della pace. E grazie. Siamo alla seconda parte delle costituzioni da consegnare, invito di nuovo sul palco il sindaco. Siamo arrivati alla H, quindi qualcuno che si chiama col cognome che inizia per H è Davide Halili. Eccolo. Sofia Maccanò. Giulia Mainardi. Giorgia Manca. Stefano Mazza. Applausi.
Alice Milazzo. Non doveva esserci, ma c'è, perché avevo un altro impegno, cioè doveva fare l'esame della patente. Quindi dai, visto che è una cosa fresca fresca, adesso era anche passato, quindi Federico Ossola. È uno degli altri snodi di 18 anni. Raccomando, adesso è in giro in macchina, sappiatelo. Francesca Pironti. Sindaco non lo conosce. Enrico Schiavi. Parla di... E lui puoi dare anche la mano. Nepotismo, come si dice. Enrico Schiavi. Cristian Trentin. Eccolo. L'hai visto nascere. Giulio Uggeri. Elisa Vanotti. Eccola. Mattia Zambotti. Giulia Zecchini. Bene, Giulia, chiedo se c'è qualcuno dei ragazzi presenti che io non ho nominato, ok? No, perché ogni tanto capita di perdere qualcuno per strada. Le costituzioni sono in comune, quindi sono comunque a disposizione dei ragazzi che oggi non possono essere stati presenti, possono essere ritirate direttamente lì. Quindi io chiudo il mio intervento invitandovi a visitare nuovamente le due mostre che sono all'ingresso della terrazza del Faro. E ringrazio l'associazione Punto Pace Pax Christi di Tradate che ci accompagna, ci dà dei contenuti e ci sostiene in questo cammino iniziato quando appunto con una delibera di consiglio comunale all'unanimità, e quando ci sono delibere votate all'unanimità siamo felici perché vuol dire che c'è una cosa che ci unisce tutti. Questo trattato di cui ha parlato prima Esther. Quindi la ringrazio, ringrazio tutti e chiudo con una poesia di Harry De Luca che ci ha consegnato il Punto Pace di Tradate. Dopo di me, non il diluvio, ma altri due brani musicali, poi ci salutiamo. Valore di Harry De Luca. Considero valore ogni forma di vita. La neve, la fragola, la mosca. Considero valore il regno minerale, l'assemblea delle stelle. Considero valore il vino finché dura il pasto. Un sorriso involontario. La stanchezza di chi non si è risparmiato. Due vecchi che si amano. Considero valore quello che domani non varrà più niente e quello che oggi vale ancora poco. Considero valore tutte le ferite. Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, cedere il tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi, provare gratitudine senza ricordarsi di che. Considero valore sapere in una stanza dov'è il nord, qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato. Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca, la pazienza del condannato, qualunque colpa sia. Considero valore l'uso del verbo amaro e l'ipotesi che esista un creatore. Molti di questi valori non ho conosciuto. Harry De Luca. Grazie.
dry. No envelope above us on the sky. Imagine all kinds of people living for us to take. To kill or die for, and no relation to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer. I wonder if you can. Dreamer.